Ciao a tutti, siamo qui alla Oniros Film Awards e oggi pomeriggio siamo qui con Gino, che è il regista e produttore di un documentario che si chiama Circus. The Circus. Che, come dice il nome, ovviamente tratterà l'argomento della vita dei circensi. Però, facendo due chiacchiere, abbiamo scoperto che questa voglia di raccontare il mondo del circo deriva dal fatto che tuo papà... Sì, mio padre a un certo punto della sua vita, intorno ai 40 anni più o meno, a metà della sua vita, ha deciso di mollare gli ormeggi, diciamo, ha fatto questa scelta, io voglio pensarla così, di libertà, e ha deciso di seguire un circo. Ha cambiato vita completamente. Ha cambiato completamente vita, quindi era una persona che aveva un suo lavoro, dignitoso. Certo. Cioè, e niente, ha iniziato a seguire il circo, quindi io in piena adolescenza mi sono trovato in un mondo completamente... che noi spettatori, chiamiamoci così, vediamo solo dall'esterno, esatto, invece tu ti sei trovato dentro. Esatto, a frequentare in maniera più diretta, diciamo, dietro le quinte, persone, pensieri, modo di vivere, più per brevi periodi, ma anche per periodi della mia vita più lunghi, a relazionarmi con questo mondo straordinario. È un mondo dentro il nostro mondo, in realtà, esatto. Perché loro hanno le loro regole, credo, e hanno, parlavamo prima, che hanno all'interno della loro comunità, perché alla fine si può parlare di comunità, sì, hanno delle gerarchie molto precise che vengono rispettate rigorosamente. Sì, all'interno del circo è fondamentale che ci sia, come dire, una gerarchia molto precisa, e serve uno a capire chi deve fare cosa. Certo. E poi fondamentalmente perché si hanno anche delle responsabilità, quindi è un'impresa anche, come dire, che muove... È un'organizzazione complessa. Sì, complessa, dove si ha anche la responsabilità di persone, di famiglie, sì, assolutamente. Degli animali, insomma. C'è un nutrito gruppo di... Quindi è importante che ci siano, come dire, dei ruoli definiti. Precisi, sì, come in un'azienda. Esattamente, è un'azienda. È un'azienda. E quindi Gino poi invece trascorre quindi la sua adolescenza a contatto comunque con questo mondo, che comunque vede in un certo modo, e quando è cresciuto, perché ormai sei cresciuto, diciamocelo, un pochino, vero? Questa barba bianca che condividiamo e ce la tingiamo in realtà, ma decide di raccontare la vita di queste persone attraverso gli occhi, lui credeva, di un adolescente, invece sì. Mi hai detto che... In realtà io, ho avuto, come dire, un periodo di frequentazione un po' sporadico con i circensi, protratto negli anni, ma più o meno brevi occasioni di vacanza per stare col babbo, insomma. Poi verso i 20 anni, insomma 19, prima di partire al militare, ho fatto invece un periodo piuttosto lungo con questa comunità, no? Diverse, nel senso, noi parliamo del circo, ma mio padre ha lavorato con gli Orfei, con i Togni, e per cui niente, ho avuto questa esperienza più lunga negli anni, e mi sono trovato con la mia socia Barbara Cifari a pensare di, visto che c'era il circo d'Aristogna a Milano, di realizzare finalmente questo progetto che frullava nella testa da parecchio tempo. E grazie appunto alla famiglia Togni abbiamo realizzato questo documentario in tempi molto brevi, senza organizzare troppo, insomma, e mi sono trovato poi davanti non so come spiegare, ma un ambiente immutato per certi aspetti, per quanto riguarda la tradizione, per quanto riguarda... Però probabilmente quello che era cambiato era il mio modo di vedere le cose. Quindi a un certo punto mi sono accorto che in età adulta forse la mia visione di ragazzo era Un po' cambiata rispetto al...
dicono che le cose cambiano perché noi le vediamo in modo diverso, però effettivamente poi hai fatto un'esperienza di questo tipo, tra l'altro ti hanno permesso, mi dicevi, di fare certi tipi di riprese, comunque loro si sono mostrati come sono in realtà, perché è un documentario, quindi raccontiamo delle cose vere, di vita vera, vissuta, proprio perché tu non sei un gaggio. Esatto. Che cos'è un gaggio? Allora, nel circo sono un po' zingari, diciamo, perché okay. Si muovono molto, vanno. Sono una comunità piuttosto chiusa, infatti non è un caso che si fidanzino tra loro, sposino tra loro, okay. Sono famiglie che spesso si uniscono, quindi hanno anche un loro linguaggio, se okay, vuoi. Sì. Allora, i gaggi sono tutti gli altri. Tutti quelli che non fanno circo? Esatto, quelli che non fanno parte del circo vengono chiamati gaggi. I gaggi. E sono quelli che non la sanno così lunga. Ok, perché okay. Quelli del circo sono più dritti, sono un po' più furbi. Certo. Hanno un'esperienza un po' diversa. Poi probabilmente, forse qualche decennio fa, forse era anche vero. Adesso insomma... Beh sì, beh, loro comunque, appunto, da come mi stai raccontando e da quello che mi hai detto prima, hanno proprio un loro mondo, tutto loro. Sì. Ed effettivamente chi non lo vive ha difficoltà a immedesimarsi o a cercare di capire che tipo di vita hanno scelto di fare, perché alla fine hanno scelto di fare questa vita che è differente da quella che viene tradizionalmente definita normale, tra virgolette. Però tu ce la racconti appunto in questo documentario per vedere che alla fine sì, è una comunità, ma sono alla fine sono artisti, sono comunque lavoratori che seguono delle regole come fanno tutti. Sì, Mike, oggi più che mai, secondo me, il fatto di sceglierlo è proprio una, scusami il gioco di parole, ma è proprio una scelta. È una decisione volontaria. È una volontà che non è indotta necessariamente dalla tradizione o dall'imposizione o dalla mancanza di alternative. Sì. Forse qualche decennio, secolo fa, forse sì. Ma oggi come oggi i ragazzi giovani probabilmente hanno anche opportunità diverse. Non è necessario che faccia questa scelta. In realtà è proprio una scelta, quindi è legato molto al sentimento di questa, più che la fraizione di questo essere, di questo modo di essere. Di abbracciare questo stile di vita che alla fine è molto libero, se vogliamo, questo fatto di non avere radici, ma di muoversi e di esibirsi, però non hai le radici, ma in realtà le hai lo stesso perché ti muovi con la tua famiglia. Hanno delle radici profondissime, sì. Sono legate alla famiglia, alle persone essere, piuttosto che al territorio. Che poi la famiglia, io la estendo non necessariamente alla consanguinità, ma alle persone a cui vuoi bene. Beh sì, lì si sviluppa una comunità, quindi, effettivamente. Quindi devo dire che il valore aggiunto del lavoro che abbiamo prodotto, un po' grazie alla mia... Al tuo retaggio. Esatto, il fatto di essere in qualche modo più integrato di... Meno gaggio di me. Non essere proprio così gaggio. Okay. È stata proprio quella di avere da parte delle persone che hanno partecipato al progetto, che sono state intervistate, quindi la famiglia Toni, i fratelli Toni, alcune persone che abbiamo anche incontrato così, per caso diciamo, una grande spontaneità nell'esporre la loro esperienza. Okay. E devo dire, in alcune circostanze, Lico Toni, che ormai è un ultra sessantenne, persona piuttosto navigata, che voglio dire di esperienze ne ha fatte, sì, sì. E devo dire che in alcuni momenti ho sentito proprio una commozione autentica da parte sua, parlando dei suoi figli, della sua famiglia, del suo lavoro, insomma. Bene. Sembra un prodotto molto interessante che non solo ci fa tornare a noi adulti, mi metto dentro anch'io, dai via, a noi adulti. A vedere il circo con magari quegli occhi un po' sognatori, innamorati che avevamo un tempo nel vedere questa cosa così inusuale, perché effettivamente siamo tornati poi a un punto che adesso vedere uno spettacolo dal vivo di artisti che li hai lì davanti, li puoi, se li hai a qualche metro non li vedi su uno schermo di un telefonino,
e contemporaneamente ci racconti, ci aiuti a vedere il circo con gli occhi un po' più maturi, adulti, e sotto un punto di vista che magari non avevamo immaginato. Guarda, io sono anche piuttosto orgoglioso, lo dico senza falsa modestia, oltre che della spontaneità che davvero trasuda da questo progetto, anche degli argomenti che vengono trattati. Sinceramente, mai che non mi interessava farti vedere come si monta, come si smonta, certo. Mi sarebbe piaciuto approfondire alcuni aspetti sulla vita più umana, quotidiana, però credo che gli argomenti che alla fine siamo riusciti a concentrare, che sono la famiglia, il lavoro, l'etica, era impossibile sviare, cercare di nascondersi dietro il dito, insomma, come si dice, il rapporto con gli animali, che a me sta particolarmente a cuore questo concetto. Devo dire che questi argomenti, ripeto, tutto sommato, cioè, nonostante appunto il circo sia tradizionale, sempre uguale, piuttosto antico, credo che comunque siano argomenti attuali, decisamente attuali, in un contesto che sì, molto, molto particolare, però poi ascoltando le parole degli intervistati, dei personaggi, alla fine ci appartengono a tutti, insomma. Si avverte comunque della malinconia, un pizzico di malinconia. È un po' di nostalgia, sì. Come Livio Toni a un certo punto dice, chi ha vissuto questa esperienza in qualche modo fa fatica a distaccarsene, è qualcosa che comunque appartiene, è vero, insomma, io personalmente... E a te è rimasta talmente impressa che hai deciso, quando sei cresciuto, di farci dietro un documentario. Ho voluto fare questa cosa per... sì, perché mi sembrava, come dire... Forse l'ho fatto per me, insomma. E l'hai fatto anche un po' per noi, perché noi lo guarderemo con piacere. Grazie. Va bene, grazie mille del tuo tempo. Grazie a voi. In bocca al lupo per gli awards. Grazie.